Questa mattina l'Assise si è aperta con una liturgia curata dalle donne in cui sono state riportate tre testimonianze di donne che sono state segregate, stuprate, una uccisa e altre invece che sono riuscite a sopravvivere, cosiddette sopravvissute alla violenza sessuale e che hanno ritrovato una forza, una dignità. E combattono, lavorano contro la violenza perché altre non debbano più subire la violenza, per esempio la Murad che ha avuto il premio Nobel quest'anno e ha in qualche modo questo premio Nobel ha rimesso al centro, no? Il tema. È stato molto importante questo gesto anche simbolico di ridare forza a questa voce contro la violenza sulle donne come arma di guerra, come stupro. Ma naturalmente noi viviamo nella società italiana in cui lo stupro non è arma di guerra in senso proprio, ma sta dentro questa specie di guerra tra i generi, che non si riesce a sgominare. E allora cosa fanno le chiese della Federazione, anche le donne evangeliche? Cercano di creare alleanze con gli uomini sulla costruzione della maschilità e anche della femminilità. Come siamo spinte a essere donne e uomini in questa società e cosa c'entra questo con l'essere creati uguali di fronte a Dio, a immagine di Dio come donne e come uomini, al di là di queste separazioni tra i generi, gli orientamenti sessuali? E quindi lavorare sulla costruzione dell'identità in qualche modo ci aiuta a lavorare contro la violenza tra i generi e ci porta anche a rivalutare alcuni valori che appartengono all'inculturazione delle donne, per esempio il prendersi cura, o il rapporto con la natura, il rapporto con i corpi e la loro fragilità. E che però possono diventare patrimonio e in parte lo stanno diventando anche di uomini. Non è necessario che a fare un passo indietro o a essere capace di fare un gesto di tenerezza siano solo le donne, perché questo implica un'obbligatorietà del valore della cura, dell'affettività solo attribuito a un genere. È importante che gli uomini imparino a fare un passo indietro, ad ascoltare, a fare per primi un gesto di tenerezza, a riconoscere la propria aggressività e a saperla gestire. Così come anche le donne vivono le loro aggressività e imparano a gestirle, ma in questa società imparano dentro una cappa che impone un modo di essere delle donne, impone un modo di essere degli uomini. Quindi per noi lavorare su questo significa lavorare proprio per costruire una sorta di nuova umanità. Certamente nuova umanità è un concetto teologico, solo Dio può creare una nuova umanità, ma noi siamo invitati, chiamati a vivere dentro questo lungo cammino e a fare dei passi in questa direzione. Spero che l'Assise voti anche una mozione per incoraggiare a lavorare sui temi della violenza contro le donne, contro i minori, della tratta e anche incrementando l'osservatorio ecumenico delle chiese su questi temi della violenza che fa seguito ad un documento ecumenico firmato insieme a ortodossi, cattolici e tutte le chiese evangeliche nel 2015.